questi grandi partiti della maggioranza stanno paventando la tagliola, stanno paventando il fatto di cucire le bocche praticamente ai deputati dell'opposizione che stanno semplicemente dicendo una cosa: questi 7,5 miliardi di euro non possono essere regalati alle banche private e alle assicurazioni. Uno, perché è ingiusto. Due, perché nella situazione in cui ci ritroviamo adesso siamo sicuri che le priorità per questo paese possano essere ben altre. E la tagliola, tra l'altro, riporta, questo termine vi riporta in mente come per l'appunto ci sia una violenza nei confronti delle opposizioni. Potremmo dire che il boia napolitano in questo momento stia avallando tutta questa serie di azioni nei confronti proprio delle opposizioni per cucire loro le bocche, anzi, per tagliarci quasi la testa ed evitare che noi possiamo riportare questo posto, i lavori di queste aule, per il bene dei cittadini. Avete parlato di impeachment? Per quanto riguarda l'impeachment, probabilmente sarà proposto nei prossimi giorni. Di che avete parlato? In modo formale, sì. Legge elettorale? Scusate perché non. Legge elettorale? Legge elettorale nostra è in discussione all'interno del movimento e alla fine di febbraio. Io ho trovato una grande sintonia. Gli italiani, i parlamentari europei, il governo, tutti vogliamo che questo sia l'anno dell'Europa, vogliamo soprattutto l'anno in cui l'Europa cambi e l'Italia guiderà un semestre orientato in questo. Ovviamente i gruppi politici hanno tesi diverse, ma tutti secondo me abbiamo questo stesso obiettivo e sarà quel semestre, un semestre nel quale l'Italia dimostrerà di essere in grado di guidare bene l'Unione Europea. La tua dichiarazione davanti alla televisione, ti stanno impedendo di fare la tua dichiarazione, poi faranno la loro, questa è la democrazia. Tagliati lo stipendio, tagliati lo stipendio, tagliati lo stipendio, state mentendo in relazione alla Costituzione, che te lo dico in parte, se siete fascisti, voi siete fascisti, hai detto che voi siete fascisti. Io ti sto dicendo che stai violando la Costituzione, che noi siamo da parte dei cori, ma che non è la democrazia, ma che l'unica cosa che i cittadini italiani sanno è che persone come schiave di Roma, schiave di potenti che stanno violando la Costituzione hanno paura di stare qui per parlare. Perché non lo dovete dire?
perché fanno una legge elettorale con un condannato fuori dal Parlamento, perché hanno fatto una votazione, perché hanno fatto una votazione in 10 secondi, si sta entrando, ha detto questo, gli italiani hanno fame e voi avete tolto il pane agli italiani, non sei degno di dire quello che vogliono. Non sei degno di dire una cosa in questo.